Salve ragazzi, sono Nico e oggi siamo nella parte 2 di videogiochi in poche parole, senza quella intro cringissima dell'altro video, mi scuso con voi, capisco perfettamente il vostro dolore psicologico e fisico a vedere una intro simile, scusatemi, ma non avevo idee, quindi ho fatto una cagata così. Detto questo, dopo 3 mesi di ritardo, inauguro la nuova puntata di videogiochi in poche parole. Godetevi il video. Tomb Raider, un classico. Tomb Raider 2, un classico. Tomb Raider 3, un classico. Tomb Raider, quello del 2013. Ci sta, ma mi ricorda un altro gioco, non so perché. Rise of the Tomb Raider. Ma che è Uncharted 5? Shadow of the Tomb Raider. Sì, è Uncharted 5. CSGO. Rush B, Sukab. The Quiet Man. Idea simpatica sviluppata con le chiappe del culo. Sniper Ghost Warrior. Il gioco si chiama Sniper Ghost Warrior. L'arma più OP è la pistolina silenziata. Silent Hill. Pianura Padana Simulator. Silent Hill 2. Pianura Padana Simulator con una grafica migliore. Silent Hill 3. Pianura Padana Simulator, questa volta a Gardaland. Pimp My Ride. Devo commentare. Need for Speed Payback. Preordinato pensando che fosse divertente come Need for Speed 2015. Non l'avessi mai fatto. Need for Speed 2015. Divertentissimo, ma con un handling dei veicoli terrificante. Need for Speed Heat. Vi dico solo che quando avrò il PC nuovo arriveranno robe interessanti su Need for Speed Heat. Michigan Report from Hell. Conosciuto grazie a un video di Yotobi, sembra una merda ed è una merda. Gran Turismo Sport. Relativamente pochi contenuti considerando i precedenti capitoli di Gran Turismo, ma cazzo se è fatto bene. Dead Rising. Merita 10 solo per la musica del centro commerciale. Call of Duty Modern Warfare 3. Gran bel gioco, ma non paragonabile al 2. Call of Duty Ghosts. Peggior finale della storia. Burnout Paradise. La cosa più bella del mondo. Dying Light. Non c'è molto da dire, ma dovreste tutti amarlo. Cioè, vi ha regalato capolavori del calibro di Le scorribande natalizie di Nico. Come fate a non amarlo?